Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi giocheremo insieme a Ori and the Blind Forest. È un platform adventure, è stato disegnato dalla Moon Studio ed è stato pubblicato dalla Microsoft Studio, se non sbaglio, l'11 marzo 2015. Le piattaforme per il quale è uscito sono la Microsoft Windows, quindi per PC, e la Xbox One. Se non sbaglio, nel 2015, un po' più avanti, avrebbero dovuto preparare anche una versione per Xbox 360, ma come sapete, con il fatto che adesso i giochi della Xbox 360 saranno resi compatibili con la Xbox One, io credo che questa versione sarà abbandonata e verrà utilizzata la retrocompatibilità della Xbox One. E comunque il gioco è un 2D open world e ci ritroveremo a muovere Ori, che è un spirito guardiano bianco. Ma vediamo insieme il gioco e soprattutto l'inizio, che è davvero molto triste. Ok, adesso dobbiamo muovere questo personaggio, che ha dei movimenti parecchio legnosi e lenti. E questo dovrebbe essere il personaggio che vi dicevo prima, Naru, che trova lo spirito guardiano, Ori. Allora, noi adesso possiamo già muovere il personaggio, sono io che lo sto mandando avanti, e interagiamo con l'inizio della storia. Ecco lo spirito guardiano che è caduto da un albero, quindi si è staccato dalla luce. Eccolo. Quando Naru ha abbracciato la mia luce. Allora, noi adesso siamo Ori e muovendo la levetta lo svegliamo. Quindi continuiamo a muoverlo. Possiamo saltellare e muoverci all'interno dell'environment. Guardate che meraviglia gli sfondi, sono stati fatti a mano, perché guardate, cioè, sono dipinti proprio, sono bellissimi. Adesso devo muoverlo di nuovo io. È veramente carinissimo. La musica è anche stupenda, secondo me. Naru mi ricorda tanto dei personaggi della foresta incantata di Hayao Miyazaki. Mi ricorda tanto un Kodama. Qui mi ritrovo di nuovo a muovermi.
C'è qualcosa che non va, già qui si vede. Anche la musica è diversa. Ok, un olocausto, qualcosa perché la foresta è morta e non ci sono più frutti. Che carino, è andato a prendergli da mangiare. Quindi interagiamo di nuovo noi e li portiamo. Perché mi mostrano i ricordi. Oddio. No, vi giuro che piango. Vi prego, ditemi che non muore perché sennò piango. Ecco, lo sapevo. No, dai, ragazzi. Ancora orfano per una volta, senza nessuna ragione per stare, per rimanere. È davvero di un triste terribile. Così fragile e così debole. Poverino. Thank you.
È morto. È davvero di un triste assurdo questo gioco, l'introduzione. Bene ragazzi, abbiamo visto insieme l'intro di Ori and the Blind Forest. Era un'intro veramente lunga e quindi per questo primo video devo chiudere qua. Ma ci vediamo per il prossimo video dove vedremo effettivamente il gameplay di questo gioco. Io spero che questa intro vi sia piaciuta e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video, spolliciate in su e iscrivetevi al mio canale. Vi abbraccio e un bacio. Ciao!